Buonasera a chi è in ascolto in questa quarta domenica di Quaresima. Stiamo per collegarci con la Cappella delle Reliquie di Santa Rosalia all'interno della Cattedrale di Palermo, dove tra poco l'arcivescovo Monsignor Corrado Lorefice innalzerà una supplica alla patrona della città e di tutti i palermitani in questo tempo di prove di ansia per la diffusione del coronavirus. L'arcivescovo sarà da solo all'interno della cappella e da solo si raccoglierà in preghiera invocando l'intercessione e la protezione di Santa Rosalia. Sarà da solo ma unirà le preghiere dei palermitani e dell'intera Chiesa di Palermo e le offrirà a Dio Padre Misericordioso per intercessione della Santa Patrona. Il servizio che l'Arcidiocesi di Palermo offre a tutti coloro che sono collegati è realizzato dall'Ufficio per le Comunicazioni Sociali e dall'Ufficio Servizi Informatici. Un servizio caratterizzato da due hashtag lanciati nei giorni scorsi. Il primo, Chi ci separerà, riprende un passo della lettera ai Romani per sostenere la speranza che anche durante i momenti di prova niente ci separa da quell'amore che ci unisce e che ci rende una comunità.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri. Degno di lode e glorioso è il tuo nome per sempre. Tu sei giusto in tutto ciò che hai fatto. Tutte le tue opere sono vere, rette le tue vie e giusti tutti i tuoi giudizi. Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome. Non rompere la tua alleanza, non ritirare da noi la tua misericordia per amore di Abramo, tuo amico, di Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo, ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare la loro stirpe, come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli. Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a Te, e ti sia gradito, perché non c'è confusione per coloro che confidano in Te. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto. Fa con noi secondo la tua clemenza, trattaci secondo la tua benevolenza, secondo la grandezza della tua misericordia. Salvaci con i tuoi prodigi. Da gloria, Signore, al tuo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in lui si rifugia. Temete il Signore, suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. Gridano e il Signore li ascolta li salva da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti. Signore Gesù, nostro Maestro e fratello, nostro Salvatore e compagno di viaggio, tu in ogni situazione ci annunci e testimoni che Dio è Padre e non ci lascia soli nelle difficoltà, perché sempre si prende cura di noi. Tu che sei sceso agli inferi, per liberarci dalla morte. Guarda ora a noi nella prova. Tu, di noi impauriti e fragili, abbi pietà. In te riponiamo la nostra speranza. Ti invochiamo. Manda il tuo spirito di amore, di intelligenza e di fortezza, perché uniti possiamo contribuire a debellare il contagio che attenta alla vita che tu ci hai donato e semina paura, morte, separazione, precarietà. Preserva quanti ne sono rimasti ancora illesi, guarisci quanti ne sono stati colpiti. Dona ai vinti di contemplare il tuo volto. Consola i loro familiari e amici. Dona discernimento ai governanti, costanza e consolazione a quanti si spendono per la salute di tutti con infaticabile passione e con amore. Donaci un cuore aperto affinché possiamo accoglierci teneramente gli uni gli altri e sentirci vicini a tutti i poveri del mondo. Interceda Maria, tua e nostra madre, l'addolorata che comprende i nostri cuori smarriti in questi giorni di tribolazione, insieme a Santa Rosalia, nostra patrona, vigile custode e liberatrice di città in balia della peste. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, amen. Per la città di Palermo e per tutte le città d'Italia e del mondo. Amatissima Vergine Rosalia, affido alla tua intercessione la nostra città e tutte le città del mondo, perché siamo liberati da questa peste, che segna i corpi e indebolisce gli animi. E con la tua preghiera ottienici da Dio la salute del corpo e dello spirito, il coraggio e la fiducia. Amen. Per tutti noi che viviamo la fatica e le preoccupazioni di questi giorni. Amatissima Vergine Rosalia, affido alla tua intercessione tutti noi che sentiamo la fatica e le preoccupazioni di questi giorni, affinché ci sentiamo partecipi della passione di Cristo per sperimentare la forza della sua redenzione. Amen. Per tutti i figli di Dio che godono di buona salute. Amatissima Vergine Rosalia, affido alla tua intercessione quanti sono rimasti illesi dal contagio del virus, perché sul tuo esempio e per la tua intercessione facciano un uso saggio e generoso di questo prezioso dono che è la vita e la loro esistenza sia un'offerta di amore per tutti. Amen. Per le persone deboli e ammalate. Amatissima Vergine Rosalia. Affido alla tua intercessione tutti gli ammalati, tutti coloro che sono contagiati dal coronavirus, perché attraverso la nostra preghiera, sostenuta dalla tua intercessione, sentano la carezza di Cristo, che è medico e fratello nel dolore. Amen. per tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, i volontari e per tutti coloro che operano per il bene, la salute e la sicurezza di tutti. Amatissima Vergine Rosalia, affido alla tua intercessione tutti coloro che in questi giorni si stanno spendendo per garantire alla società tutta salute, benessere e sicurezza. Impetra per tutti la paterna benedizione di Dio e sostienili con la tua preghiera perché siano efficaci collaboratori della scienza e della provvidenza. Amen. Per quanti stanno seguendo da casa questa preghiera. Amatissima Vergine Rosalia, Affido alla tua intercessione tutti noi. Aiutaci a mantenere accesa la lampada della nostra fede in attesa vigile e operosa dello sposo che viene. Amen. per intercessione di Santa Rosalia scenda sulla città di Palermo su tutta l'arcidiocesi e sul mondo intero la benedizione di Dio onnipotente padre e figlio e spirito santo Amen. In collegamento dalla Cappella delle Reliquie di Santa Rosalia all'interno della Cattedrale di Palermo abbiamo trasmesso la supplica dell'Arcivescovo Monsignor Corrado Lorefice alla Santa Patrona di Palermo in questo periodo di prove e di ansia per la diffusione del coronavirus. Grazie per essere stati insieme a noi e per aver pregato insieme a tutta la Chiesa di Palermo.